Buongiorno Italia, questa è la Chiesa Cattolica Svezi Michael. Occhio, 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 andiamo su, guarda, guarda, guarda. Varie roba. Ma secondo te adesso noi non ci andiamo dentro, dai, via, 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 via. No! Vabbè, dai, ce la guardiamo da fuori, volevo farti una roba figa con la musichetta, invece niente, guardatela da qua. Beh, dai, niente di che. Ma è così enorme per niente? O è per... Cioè, scusa un attimo, ma che è piccolissima. Come può essere così piccola, che è alta 50.000 km? Fa vedere. Sono le due torri. Ah, sì, c'ha il trucco sta chiesa, ma che roba. Sembra enorme, o è una chiesa, non so, a tre piani, perché è veramente enorme, ma dentro è piccolissima. Beh, vabbè, dai. Non possiamo dire che ci ha deluso, diciamo che ci ha colpito la sua singolarità. Vedi, io non è che posso regolare sempre il bilanciamento del bianco, perché o mi diverto o regolo il bilanciamento del bianco. Comunque questo è il suo colore reale. Perché vedi, la cittadina è un po' tutta colorata, no? Allora, una gentile signora che abbiamo trovato qui, che ha chiuso il cancello, ci dice che questo diventerà un policlinico, o perlomeno forse la parte a sinistra già lo è. Una volta era, diciamo, castello, ma non castello inteso come fortezza, ma insomma come villa di una certa importanza. E dopo tutta sta città avevo voglia di un po' di wild, ho detto andiamo a imboscarci nei boschi con le bici, no? Vediamo se troviamo qualche bestiolina strana. Occhio che bestiolina che ho trovato. Tec, guarda l'orfanello. Guardalo. Che figo, cioè qua abbandonato in mezzo ai boschi proprio. Che storia, anche la targa secondo me è anche funzionante. Sì, vedi? Cazzo figata, avrà che ruotine, eh? Metta su a casa singano lassù. Vedi qua in mezzo al niente proprio, siamo in mezzo al niente del niente. Bello vissuto, guarda. Cazzo la gomma che mi arriva sopra il bacino praticamente. Qua anche il gommone di scorta sotto. Beh, altissimo come sospensioni, guarda che roba. Ok, gancio traino. Io 80 all'ora fa anche, buono cazzo, più del mio. Ma va che colori, un po' strani, un po' spenti, un po' grigiacei oggi, però bello. Italia, c'era troppo casino in centro e quindi dove abito oggi? Bam! Acà! Ah, nel coso, vedi il giardino archeologico, no? Dove eravamo passati prima in bici. Buono, molto buono, così qua non ci danno la multa. Adesso, anche se dubito, estremamente dubito, andiamo a vedere se ci sono rubinetti dell'acqua per caricarci l'acqua, che possiamo come due salamandre, non so da cosa espulsa le salamandre, però fidati. Beh, vedi, in realtà l'acqua c'è, che devo ancora imparare a usare gli idranti. Ci sono anche le colonnine della corrente, che devo ancora imparare a hackerare queste colonnine della corrente. Singano sì, ma mi ha tanto a livello pro, eh. L'acqua è proprio zero, siamo ancora in Croazia. Io per motivi psicologici non vedo l'ora di andare via, perché Croazia mi sembra di essere vicinissimo a casa. In realtà siamo in quella puntina proprio immona della Croazia, la più distante, capito? L'abbiamo passata per tagliare dall'Ungheria alla Serbia. Avevo messo Subotica, no, all'inizio tra le varie tappe, però riguardando bene abbiamo detto ma fare tutta quella deviazione per sto niente di che, perché abbiamo guardato poi tutti gli edifici, tutte le cose, effettivamente non è che era quel granché, capito? Cioè c'è andata più di lusso qua. Oh, e beccati che colori strani così in silhouette. Guarda, vieni che ti porto sul fiume, com'è che si chiamava? Draga? Oh, guarda da qua, si vede il bastione che abbiamo visitato oggi. Eccolo là. Poi abbiamo fatto tutta la città in bici, ti ricordi? Ara corvi, se pien de corvi, pieno di corvi dappertutto. Noi abbiamo i piccioni e loro hanno i corvi. Oh, e non va bene il parcheggio di Singano, la casa di Singano, guarda che bene, eh?
Aspetta, perché c'ho gente là, no, ma sono due col cane. Perché dici, non ci si deve avvicinare al mio camperino. Tenetevelo bene on mind.